Non è la prima volta che ponti della provincia Eblea diventano trabocchetti anche pericolosi per automobilisti e camionisti, ma l'incidente che si è visto questa mattina sulla strada statale 514 vicino Ragusa ha sollevato conseguenze inaspettate. Il camionista che trasportava una gru, forse dimenticandosi del proprio carico, ha tentato di oltrepassare il ponte e, come vedete dalle immagini, ne è rimasto incastrato. Fortunatamente i blocchi di cemento che gli sono crollati sul vetro subito dopo l'impatto con il ponte non hanno ferito il conducente e la tragedia è stata evitata, ma del ponte ormai non ne rimarrà proprio nulla. L'unica soluzione, ha comunicato l'ANAS, sarà quella di abbatterlo perché è instabile. Inoltre, l'arresto quasi improvviso del mezzo pesante ha sorpreso tutti gli automobilisti che seguivano il camion, dando vita a un tamponamento a catena con quattro auto coinvolte. L'impatto tra le auto, per fortuna, non ha provocato feriti, ma solamente tanto panico ed una strada bloccata per diverse ore. Per gli accertamenti e scongiurare il congestionamento del traffico è intervenuta sul posto la polizia stradale. Un analogo incidente risale solamente a qualche mese fa, quando un altro camion rimase bloccato sempre sotto lo stesso ponte.